Leonardo Ruffo, oggi l'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria organizza la presentazione di un racconto che è anche un punto di vista sul mondo femminile, sia dal punto di vista professionale ma anche umano. Sì, la manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale Metanoia, che è un'associazione nata nel 2005, che io presiedo e che è sempre occupata di sociale e di cultura. Quindi soprattutto di portare la cultura del sociale, quindi come ad esempio in questo caso di raccontare, di promuovere delle iniziative provenienti dal sociale. L'Ordine degli Assistenti Sociali ha patrocinato l'evento dando anche il credito per la formazione continua e quindi abbiamo unito la parte di presentazione del libro a un evento formativo in sé per sé. Infatti avremo molti personaggi, tra cui Luigi Bigagnoli, criminologo di un altissimo livello, che ci darà anche delle indicazioni un po' più scientifiche, un'analisi diversa di questo testo. Al di fuori della parte, insomma, poi avremo anche psicologhe, avremo assistenza sociale, avremo vari interventi per cercare di dare un quadro, un'analisi più ampia possibile di questo testo, visto che è fatto da una professionista che è un'assistenza sociale, Maria Teresa Rotiroti, insieme a Francesca Testo, che è un insegnante. Ecco, giusto raccontare per brevi linee il testo, perché c'è questo sguardo sociale in particolare in questo libro? Prima di tutto racconta una storia di una professionista che poi va a uscire dai limiti, quindi diventa una questione personale. Infatti i 58 rami di nocciolo spezzati sono stati un'intimidazione fatta da un utente verso una persona che crede, mentre in cui questo rapporto professionale si credeva fosse diventato un'amicizia, in realtà poi è diventato quasi un caso di stalking. Per il resto invito tutti quanti a leggere il libro, perché dice tanto di più di quello che potete dirvi io in pochi secondi. Credo che sia veramente valido e sia veramente importante credere in questo tipo di progetti e quindi anche appoggiarlo con la lettura e la promozione di questo tipo di testi. Allora, oggi al Comune si presenta un racconto che dal punto di vista professionale sfocia anche in racconto umano e personale. Perché è importante oggi promuovere questo libro, ma soprattutto il lavoro dell'assistente sociale? Allora, intanto questo libro è uno strumento terapeutico che non siamo riusciti a trovarne uno diversivo, nel senso che praticamente quello che ci ha dato questo libro non ce l'ha dato nessuno. Abbiamo tolto tutti i sassolini dalle scarpe che avevamo, ci siamo confrontate due colleghe, due professionalità diverse e siamo riusciti a portare un lavoro, che comunque è un lavoro congruo, difficile, il libro è amaro e doloroso, perché comunque confrontarsi a due donne vuol dire veramente mettersi a nudo, come ci siamo messi io e Francesca. Da dove nasce il bisogno di scrivere un libro? Da quale tipo di esperienza proprio che avete vissuto? Dal vissuto, dal nostro vissuto, dai nostri paesi, dal nostro vissuto, dal confrontarsi due persone, due amiche che si sono incontrate dopo tantissimo tempo e si rivedono nel mezzo secolo che abbiamo addosso di vita. Difficile lavorare da professionisti in Calabria oggi? Sì, è difficile essere assistente sociale per un semplice motivo, anche come la collega, per il semplice motivo che il servizio sociale risulta essere solo ed esclusivamente nel periodo politico dell'assistenzialismo. Fare assistenza sociale non vuol dire questo, vuol dire mettersi a nudo e a confronto con l'utenza e vedere l'altro nel momento che ti chiede aiuto, non ad aiutarlo materialmente, ma aiutare l'individuo ad aiutarsi da sé, è il motto dell'assistenza sociale. In particolare, quali sono i problemi che nella vostra vita professionale incontrate di più, proprio a stretto contatto con la comunità? L'ignoranza a livello dirigenziale, a livello di cose, perché poi ti trovi con chi fa servizio sociale veramente, come l'ho fatto io da 24 anni, poi però non c'è la continuità, perché poi burocraticamente ti bloccano a poterci lavorare. Io sono stata 24 anni in un comune dove comunque io conoscevo l'utenza da 0 a 99 anni, nei settori dove adesso per una rottura di cuffia sono andata a finire, nonché l'ASL di Soverato, è tutt'altra cosa. E quando mi continuano a chiamare io devo prima lottare con la burocrazia e vedere se mi posso spostare ad andare ad aiutare l'utente e poi insomma realmente spesso e volentieri lavoro fuori orario di ufficio, perché comunque l'assistenza sociale non ha come si dice, il camice che se lo toglie alle due. Un assistenza sociale è assistenza sociale dalla mattina alle 8 fino alle 8 dell'indomani mattina, 24 ore su 24.